Ciao Yogis, benvenuti a Yoga con Matilde. Le lezioni di oggi vi serviranno un blocchetto e una copertina, quindi se li avete portateli vicino al vostro tappetino, se non li avete potete comunque fare la lezione. Iniziamo subito. Ci portiamo all'inizio del tappetino con gli alluci uniti e i talloni leggermente distanziati. Le mani lungo il corpo in Tadasana, la posizione della montagna, e rivolgiamo i palmi in avanti. Allunghiamo bene la colonna, mandando la codina verso il basso, quindi faccio questo movimento, codina verso il basso e tiro l'addome e l'ombelico verso di me. In questo modo allungo bene la colonna, dal coccige fino alla corona della testa. Inspira, porta le spalle alle orecchie ed espira. Le mandiamo indietro e uniamo le scapole dietro la schiena. Portiamo i palmi al centro del cuore, chiudiamo gli occhi. Prendiamo tre lunghi respiri profondi dal naso ed espiriamo dalla bocca. Apriamo gli occhi, inspira, porta le braccia al cielo ed espira, mani a terra, mi piego in avanti. Mani sulle tibie, inspira, allunga a metà, sguardo avanti ed espira, scendi. Inspira, braccia su, allunga bene, palmo a palmo, espira, mani al cuore. Ancora due volte, inspira su, espira, Uttanasana. Inspira Ardha Uttanasana ed espira Uttanasana. Inspira, braccia al cielo, i palmi si toccano. Espira, mani al cuore. Ancora l'ultima, inspira su. Espira, mani a terra. Inspira Ardha Uttanasana, mani sulle tibie o dita a terra ed espira Uttanasana. Inspira, vieni su, palmi al cielo ed espira, Samastiti, preghiera al cuore. Inspira, braccia su, espira, mani a terra. Inspira, allunga, Ardha Uttanasana ed espira, entrambi i piedi indietro, cane faccia in giù. Radichiamo bene i piedi. Paralleli alla distanza del tappetino, mani alla distanza delle spalle, distanziamo bene tutte le dita delle mani. E poi inspira, solleva i talloni, piega le ginocchia, allunga bene la colonna, rilassa il collo. Ed espira, talloni a terra. Ancora, inspira, piega le ginocchia, allunga bene la colonna ed espira, talloni a terra. L'ultima volta, inspira su, piega le ginocchia e stendi, talloni a terra. Inspira, vieni avanti nella panca, spalle sopra i polsi, addome forte. Espira, piega le ginocchia, piega i gomiti, ventre, petto a terra. Stendi le punte, spalle indietro, baby cobra ed espira, cane faccia in giù. E poi inspira, solleva i talloni, espira, piega le ginocchia, un passo e poi l'altro, mi porto in cima al tappetino. Inspira, allunga a metà ed espira, fronte tibie. Inspira, braccia su, palmo a palmo, espira, mani al cuore. Di nuovo, inspira su, espira, mani a terra, inspira, allunga. Ed espira, questa volta passi indietro subito nella panca. Piega le ginocchia, piega i gomiti, li tengo vicini e scendo. Ruota bene indietro le spalle, punte dei piedi a terra, baby cobra.
ed espira, cane a faccia in giù. Questa posizione del cane a faccia in giù può essere sempre sostituita con la posizione del bambino, Balasana. Quindi ginocchia alla distanza del tappetino, alluci uniti, glutei verso i talloni. È più riposante, quindi se avete bisogno di una pausa extra, vi portate in questa posizione. Altrimenti, cane faccia in giù. Da qui inspiro, allungo la gamba destra verso il cielo, piego il ginocchio, apro i fianchi uno sull'altro, sguardo sotto l'ascella destra. Faccio qualche rotazione della caviglia destra in un senso e poi inverto la rotazione, stendo la gamba destra, fianchi paralleli al tappetino, piede destro a terra. Di là, gamba sinistra su, piega il ginocchio, fai qualche rotazione della caviglia in un lato e poi nell'altra direzione. Inspira, allunga, espira, piede a terra. Inspira, solleva i talloni, espira, piega le ginocchia, prima un passo poi l'altro all'inizio del tappetino. Inspira, allunga, espira, fronte tibia. Inspira, braccio su, palmo a palmo, espira, mani al cuore. Inspira, su, espira, swan dive. Inspira, Ardha Uttanasana, ed espira, panca. Ginocchia a terra, piega i gomiti, ventre e petto, spalle indietro, baby cobra, espira, cane faccia in giù. Inspira, piede destro verso il cielo, piega il ginocchio, questa volta continua a ruotare, 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 piede destro a terra, abbasso il bacino e adesso inspirando, spingo su, salgo, apro le spalle, reverse dog, inspira, ed espira, mano destra a terra, solleva il ginocchio verso il cielo, cane faccia in giù. Dall'altra parte, inspira, piede sinistro verso il cielo, piega il ginocchio, ruota bene il piede destro, piede sinistro a terra. Appoggio il gluteo e poi spingo su, inspira, apri bene, sguardo indietro, ed espira, torna, mano sinistra a terra, cane faccia in giù. Tre respiri. Inspira, solleva i talloni, espira, piega le ginocchia, prima un passo e poi l'altro, piedi all'inizio del tappetino. Inspira, allunga, Ardha Uttanasana, ed espira, Uttanasana. Inspira, braccio al cielo, i palmi si toccano, espira, mani al cuore. E ancora, inspira su, espira, mani a terra. Inspira, allunga, sguardo avanti, espira, piedi indietro, panca. Piego i gomiti, scendo a terra, posso sempre usare le ginocchia, quindi appoggiare prima quelle. Stendiamo le punte, dorso a terra, inspira. Cobra, gomiti, notate come sono sempre vicini al petto, ed espira, stendo le braccia, glutei verso il cielo, cane faccia in giù. Inspira, piede destro verso il cielo, piega il ginocchio, vieni avanti, tocca il gomito con il ginocchio destro. Inspira, su, piega il ginocchio destro, gira, apri, 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 piede destro a terra, glutei giù, inspira, sali, cane faccia in giù, ed espira, ritorna. Di là, inspira, sinistra su, piega il ginocchio, porta il gomito, il ginocchio al gomito sinistro. E poi ritorna su, three leg dog, piega il ginocchio sinistro, ruota, 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 sinistra a terra, glutei a terra, sali su, inspira, apri, ed espira, torna, cane faccia in giù. Tre respiri qui, oppure posizione del bambino, fronte a terra, talloni alluci uniti, ginocchia distanziate, glutei verso i talloni. E poi inspiro, torno in avanti,
Spingo nel cane e faccia in giù, solleva i talloni, espira, piega le ginocchia, passi o salta avanti. Testa su, inspira, allunga, espira, fronte tibia. Inspira, braccia al cielo, palmo a palmo, espira, mani al cuore. Benissimo. Adesso prepariamo Garudasana, Eagle Pose. Ve lo faccio vedere un attimo da davanti, quindi radichiamo bene i piedi, entrambi i piedi, e poi spostiamo il peso sulla gamba sinistra, sul piede sinistro, pieghiamo il ginocchio destro e lo appoggiamo sull'altra gamba. Intrecciamo le dita dietro la caviglia, quindi il piede sinistro intreccia dietro la caviglia sinistra. Se questo non fosse accessibile oggi, appoggiamo il piede destro, la puntina a terra. Ripeto, se questo non fosse accessibile oggi, perché in futuro sarà accessibile. Inspira, braccia su, espira, gomito destro sotto il sinistro. Intreccio i gomiti e i polsi. Porto i gomiti all'altezza delle spalle, inspiro, apro il petto. Qui più chiudo, più piego le ginocchia, più facile è entrare nella posizione. E poi inspiro, vengo su, ginocchia al petto, espiro, mani al cuore. Lo facciamo dall'altra parte, quindi trasferiamo il peso sulla gamba destra, sul piede destro. Inspiro, sollevo il ginocchio sinistro, piego il destro, incrocio le gambe come se volessi sedermi su una sedia. Poi il piede sinistro, la caviglia, passa dietro la gamba destra. Ok? Inspira, braccia su, espira, gomito sinistro sotto al destro, intreccio i polsi e le mani. Ok? Affondo bene, piego bene. E poi inspira, spingo su, braccia al cielo, espira simultaneamente, preghiera al cuore, piede sinistro a terra, Samasthiti. Bene, lo agganciamo alla sequenza di prima. Quindi all'inizio del tappetino, Tadasana, la montagna, inspiro, porto sulla gamba destra e le braccia, incrocio la gamba destra sopra la sinistra e intreccio la caviglia destra, il piede destro dietro la caviglia. Braccia su, guardate avanti per l'equilibrio ed espira, gomito destro sotto il sinistro, intreccia, intreccia, inspira, apri, espira, piega bene le ginocchia, bene, rilassa, quindi inspira, vieni su, flamingo, ed espira, mando il piede destro indietro, braccia su, crescent lunge, espira, mani a terra, passo indietro, panca. Chi vuole usa le ginocchia e le porta a terra, altrimenti scendi, chaturanga, spalle indietro, cobra, espira, cane faccia in giù. Ora c'è la reverse dog, quindi gamba destra verso il cielo, piego il ginocchio, ruoto, 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 piede destro a terra, glutei giù. Spingi, inspira, apri ed espira, cane faccia in giù. Inspira, solleva i talloni, espira, piega le ginocchia, passi o salti avanti. Inspira, Ardha Uttanasana, allunga, espira, Uttanasana, fronte tibie. Inspira, braccia al cielo, espira, mani al cuore. Dall'altra parte, inspira, su, ginocchio sinistro al petto, espira, Garudasana, quindi intreccio le dita, ginocchio, gomito sinistro sotto al destro, Eagle Pose, è la posizione dell'aquila. Cerco di trovare l'equilibrio e con l'inspirazione, ginocchio sinistro al petto, braccia su, flamingo, e espira, porto il piede sinistro alla fine del tappetino, braccia su, crescent lunge, inspira ed espira, mani a terra, passo indietro, panca, piega i gomiti, scendi a terra, stendi le punte, spalle indietro, cobra, inspira ed espira, cane faccia in giù.
respiri. Inspira, solleva i talloni, espira, piega le ginocchia, salti o passi avanti. Testa su, allunga, espira, fronte tibie. Inspira, braccia al cielo, espira, mani al cuore. Bene, andiamo ad aggiungere un piccolo pezzettino. Quindi, all'inizio del tappetino, ci radichiamo un attimo. E poi apri gli occhi quando vuoi, inspira flamingo, espira Garudasana, gomito destro sotto al sinistro. Teniamo le braccia come sono, libera solo le gambe, inspira su ed espira, spingi indietro, Eagle, Flying Eagle, che sarebbe il guerriero 3 con le braccia Eagle. Da qui, punta del piede destro a terra, inspira. Sulle braccia, espira, libera, inspira su, espira, mani a terra, planka, piega i gomiti, chaturanga, spalle indietro, cobra, espira, cane faccia in giù, piede destro al cielo, inspira, piega, ruota, gluteo a terra, inspira su. Ed espira, torna, cane faccia in giù. Inspira, solleva i talloni. Espira, piega le ginocchia. Salta, passi avanti. Inspira, su. Espira, fronte tibia. Quando vengo su, inspira, porta su anche il ginocchio sinistro. Flamingo. Espira, Garudasana. Gomito sinistro sotto il destro. Inspira, apri. Espira, scendi. Inspira, apri, le braccia rimangono, libero solo le gambe. Vado indietro, trova l'equilibrio, guerriero 3 con Eagle Arm. Gambe fortissime, piega il ginocchio destro, piede sinistro a terra con controllo. Inspira, braccia su, espira, libera, mani a terra, passo indietro, panca. Piega i gomiti, scendi, stendi le punte, spalle indietro, cobra. Espira, cane faccia in giù. Tre respiri. Inspira, solleva i talloni. Espira, piega le ginocchia. Salti o passi avanti. Testa su, allunga. Espira, fronte tibie. Inspira, braccia al cielo, espira, mani al cuore. Lo facciamo un'altra volta per lato. Quindi cerchiamo veramente, quando ci muoviamo, non pensiamo tanto alla perfezione di quel movimento o se la vostra posizione è uguale alla mia. Non importa, cercate di sentire il corpo e di muovervi con il vostro respiro. Ogni inspirazione è un'apertura, ogni espirazione è una chiusura, sempre. Quindi il movimento dura quanto un gesto di inspirazione o espirazione. All'inizio del tappetino, braccio lungo il corpo, Tadasana. Apriamo gli occhi, inspira. Flamingo, espira Garudasana, gomito destro sotto al sinistro. Inspira, apri il petto, espira, piega le ginocchia. Inspira, libera le gambe, espira, guerriero 3. Piega il ginocchio sinistro, inspira, braccia su ed espira, apri, mani a terra, panca. Inspira. Espira, piega i gomiti, ventre a terra, stendi le punte, spalle indietro, cobra, espira, cane faccia in giù, piede destro verso il cielo, inspira ed espira, reverse dog, apri, inspira,
Espira, torna, cane faccia in giù. Inspira, solleva i talloni. Espira, piega le ginocchia, salti avanti. Testa su, allunga. Espira, fronte tibia. Porta sul ginocchio sinistro. Inspira, flamingo. Espira, Garudasana. Gomiti all'altezza delle spalle. Inspira ed espira, affonda. Inspira, libera le gambe ed espira, guerriero 3. Piede al ginocchio destro, piede sinistro a terra, inspira su ed espira, mani a terra, passo indietro, panca, piega i gomiti, chaturanga, spalle indietro, inspira ed espira, cane faccia in giù, 3 respiri. Inspira, solleva i talloni, espira, piega le ginocchia, sguardo avanti, salta, testa su, allunga, fronte tibie, scendi, inspira, braccia al cielo ed espira, mani al cuore, chiudi un attimo gli occhi, appoggiamo la mano sinistra al cuore, la mano destra al ventre. Apriamo gli occhi, inspira, braccia su ed espira, yogi squat, piega le ginocchia, mani al cuore in preghiera al centro delle gambe. Usate i gomiti per aprire bene le ginocchia, i piedi sono leggermente aperti in fuori a 45 gradi, tipo Charlie Chaplin. E rimaniamo un attimino così, dondolando. Possiamo chiudere gli occhi e poi lentamente portiamo le mani dietro i glutei e ci sediamo. Prendete il blocchetto, lo portate vicino a voi. Da questa posizione, mani davanti alle ginocchia, vi portate in quadrupedia. Adesso porto il ginocchio destro avanti al sinistro e l'incrocio, ok? Il ginocchio destro incrocia davanti al sinistro, poi avvicino le ginocchia e mi vado a sedere indietro. Questa posizione è un po' intensa, quindi potete usare il blocchetto e sedervi sul blocchetto o la copertina o il cuscino per renderla un pochino più comoda, più semplice. Se non fosse sufficiente, ma sentite ancora del fastidio, soprattutto alle ginocchia, cosa che non vogliamo, stendete la gamba che è sotto, quindi dovrebbe essere la sinistra, e lasciate il ginocchio destro sopra al ginocchio sinistro. In alternativa dovreste avere le gambe più o meno così. Ok, Garudasana. Mani sulle caviglie, apriamo bene le spalle, braccia su. E poi espira, mano sinistra sul ginocchio destro, mano destra dietro di voi, apro il petto e ruoto indietro. Cerchiamo di portare lo sguardo oltre la spalla destra. Ed inspira, torna su, questa volta piega il gomito destro, allunga il braccio sinistro, pollice che guarda in giù, piega il gomito e prova a prenderti le mani dietro la schiena, se è possibile. Se non riuscite ad agganciare le dita, potete usare un foulard, una cintura, qualcosa che vi dia un pezzo a cui attaccarvi. E espirando mi piego in avanti. Inspira, torna su, espira lentamente, libera le braccia, apri ed espira, mani dietro la schiena. Liberiamo le ginocchia, allunghiamo le gambe, shakeriamo leggermente,
ci prepariamo all'altra posizione. Quindi io vi consiglio, per entrare nella posizione, di portarvi in quadrupedia e mettere una gamba davanti all'altra, incrociarle e poi vi sedete indietro una volta che avete trovato la posizione. Di nuovo vi ricordo che se è troppo intenso, troppo fastidioso, questa posizione va a lavorare sulle anche in maniera principale, però se le vostre anche non sono abbastanza aperte e elastiche, potreste sentire dolore nelle ginocchia, quindi per favore, se così fosse, stendete la gamba che è sotto. Ok, da qui inspira braccia su ed espira, apri verso sinistra, mano sinistra dietro la schiena, mano destra oltre la gamba sinistra e ruoto indietro. Inspiro, torno al centro, questa volta piego il gomito sinistro, allungo il braccio destro, ruoto il palmo con il pollice che guarda verso il basso, piego il gomito, anche il destro, e vado a prendere la mano sinistra dietro la schiena. Provo a toccare le dita insieme, a unirle. Non è facilissimo, almeno per me, che ho le spalle molto tese e non è facile. Inspira, apri. Ed espira, vieni avanti. Inspira, torna su lentamente, libera, apri le braccia ed espira. Mani dietro i glutei, liberiamo anche le gambe. A questo punto tirate bene indietro i glutei, allungate le gambe in avanti. Chi riesce afferra gli alluci con l'indice e il medio della pace. Inspira, apri il petto ed espira, tira leggermente in avanti. Preferiamo non piegarsi molto in avanti, ma tenere la schiena bella dritta e le gambe tese, piuttosto che incurvare la schiena. Se non riuscite a prendere le punte dei piedi, non è un problema, mettete le mani dietro i glutei e cercate di stendere le gambe e mantenere la colonna dritta e magari vi spingete un po' in avanti. E da qui lentamente torno su, inspira, libera le gambe, mi giro così in modo che mi vediate meglio, portiamo i piedi a terra alla distanza del bacino e per diciamo fare una controposa a tutto quello che abbiamo fatto, le mani dietro i glutei con le dita che puntano verso i piedi, inspira, veniamo su, posizione del tavolino, aprite bene le spalle, spingete bene su con le ginocchia e volendo possiamo abbandonare la testa indietro. Quando torno via, espiro, porto i glutei a terra, la testa è l'ultima a salire. Bene, incrociamo le gambe in una posizione comoda, gambe incrociate. Appoggiamo le mani sulle ginocchia, chiudiamo un attimo gli occhi e proviamo a notare i benefici che questa pratica ha portato al nostro corpo e alla nostra mente. Poniamo l'attenzione sul nostro corpo, su come ci sentiamo adesso rispetto a prima. E poi portiamo l'attenzione al respiro. Che è calmo, intenso e profondo.
Prendiamo tre lunghi, profondi respiri dal naso e lasciamo uscire l'aria dalla bocca in maniera forte. Quindi espiriamo e lasciamo andare tutto via. Insieme a me, inspira. Uniamo le mani palmo a palmo, le portiamo davanti al cuore. Namaste.